perché mio papà in quel tempo era in Francia clandestino, va bene così, e noi e con mia mamma, va bene così, non c'era altre soluzioni di venire qua con queste pecore, che non si guadagnava una miseria, solo per poter vivere in qualche modo. Ho tagliato legna e fatto carbone con la legna, fino a che sono andato militare. Va bene così. Questa casa l'ho comprata quando sono venuto dal Belgio. Con i soldi che ho guadagnato in Belgio ho comprato questa casa, perché io prima ero in casa affitto. E ho comprato il camion. Un camion che andava a legna? A legna, che l'ho tenuto per 2-3 anni, 4. E da lì è partita la vita tutti. La Lessinia, la montagna veronese, nel corso della sua storia secolare, ha temprato il carattere dei suoi abitanti, i cosiddetti cimbri, facendone una comunità con usi e costumi particolari che ancora oggi, in parte, si conservano nell'architettura, nel linguaggio, nelle abitudini e nella cultura popolare. Giazza, Lietzan, il cimbro, è sicuramente il paese che più di tutti ha conservato e tuttora esprime molti tratti di questa cultura che ancora oggi si rivelano nel paesaggio e nell'incontro con le persone del posto. Una di queste persone l'abbiamo incontrata e ci ha positivamente stupito per tanti aspetti della sua personalità. È Leonello Lucchi, imprenditore di successo che qui a Giazza è nato ed è vissuto per tanti anni, ma soprattutto una persona del cuore grande e di una umanità che colpisce già al primo approccio. Ha tante cose da raccontarci Nello e noi le ascolteremo volentieri. Leonello Lucchi, classe 1923, un uomo. Una persona che a 91 anni suonati porta con sé la ricchezza di una vita intensamente vissuta. Una vita che lo ha portato a percorrere molte strade in giro per il mondo ed è iniziata proprio qui a Giazza, dove egli è nato e vissuto per tanti anni, tra questi monti che hanno temprato il suo carattere e dato tanta energia necessaria per affrontare le grandi difficoltà e i sacrifici che ha incontrato nel suo lungo cammino. Oggi Leonello, Nello per gli amici, ci ha portato quassù in Valfraselle, in questo sito che per lui ha un significato particolare. È un posto che egli conosce bene e al quale lo legano molti ricordi. Qui infatti, da ragazzo, insieme al fratello Antonio e alla mamma, veniva a pascolare un piccolo gregge di pecore. È stata un'esperienza molto importante, che egli non dimentica e che ora ci vuole raccontare. Noi siamo venuti qua in quei tempi perché eravamo costretti a fare queste cose, perché mio papà in quel tempo era in Francia clandestino, va bene così, e noi e con mia mamma, va bene così, non c'era altre soluzioni di venire qua con queste pecore, che non si guadagnava una miseria, solo per poter vivere in qualche modo. Si dormiva sotto una roccia, che la mattina quando si svegliava, delle volte eravamo tutti bagnati, perché la roccia tirava dietro l'acqua, va bene così. E purtroppo non è che l'abbiamo fatto così per fare, eravamo costretti per poter fare qualche cosa, allora noi queste pecore si prendevano nelle zone di Durlo, la Valle di Chiampo, ce le davano per un periodo di 3 mesi. E noi si mungeva queste pecore, va bene così, e si portava il latte qui avanti, che è un posto che chiama la Giusoi. Si mangiava, la sera si mangiava qui, si portava il latte qua sotto, che c'è un'altra taverna lì, un cuogolo come diciamo noi, va bene così. E la mattina si portava il latte a Giusoi, e là c'era uno che aveva 2 mucche,
e fra le due mucche, quel poco di latte che si faceva noi, si faceva un fiatore con quello lì, si cercava di andare a venderlo per prendere tanta farina di polenta. Purtroppo la vita era così, eravamo costretti perché non c'era altra soluzione. Io avevo 11 anni quando ero qua. Dopo c'era mio fratello che ne aveva due di meno, che adesso non c'è più, va bene così. E dopo ne avevo un altro fratello ancora, ma allora era un bambino, aveva 6-7 anni, 8 insomma, va bene così. E purtroppo ci siamo arrangiati in qualche maniera, ma quello che il sacrificio che noi abbiamo fatto, più che noi, è stata mia povera mamma, trovarsi qua con tre figli in questi posti, che qua sono posti da lupi, non da gente. Si svegliava abbastanza presto perché purtroppo come si dormeva non c'era mica problemi a svegliarsi perché si dormiva sempre vestiti, va bene così. Si svegliava presto, si andava a mungere queste pecore lì sotto quella roccia che c'è qua dietro noi, va bene così. E poi si portava il latte, uno, noi si andava con le pecore qua un po' più avanti, pascolare queste pecore dove c'era un po' di erba, perché qua purtroppo è una zona che c'era ben poca erba, ma si tirava avanti e noi siamo venuti qua perché non avevamo trovato altri posti migliori. Ma allora qua c'era tanta miseria, perché dopo che sono stato qua, va bene così, e gli dicendo, sono stato qua più avanti, che adesso è un po' difficile andarci, c'è ancora un'ora e mezza di strada. Ho tagliato legna e fatto carbone con la legna, fino a che sono andato militare. Va bene così. E anche allora, lei pensi che questo nucleo che si faceva questo carbone, veniva le signorine, così chiamate le signore da Giassa, va bene così, a raccogliere il carbone, perché quando era il momento bisognava raccoglierlo, va bene così. E lavoravano tutto il giorno e poi prendevano un sacco di carbone a spalla e lo portavano fino in paese. E così con la legna, eccetera, perché qua c'era tutto il demanio della forestale e c'era molta difficoltà anche per avere la legna, per scaldarsi in inverno, per bruciare, insomma, farla mangiare. C'erano delle miserie che farebbero fin impossibile il giorno d'oggi. Con la gente che oggi sono mai contenti col mondo, parlano di crisi. Allora sì che c'era la crisi. Sì, qui io era la prima volta che sono venuto qua con le pecore, perché qua era il posto più disagiato. Dopo di qua, avvenne così, l'anno successivo siamo andati a un posto che si chiama Selle, che è vicino, più vicino al paese, ma là era abbastanza molto migliore. Dopo siamo andati in altro posto, nella Valle di Rivolto, perché non si trovava, perché loro, tutta la gente, venivano d'autunno a raccogliere le erbe secche per portare per le mucche d'inverno, perché noi gli dicevano il basa voleva dire questa erba secca che vede qua, si seccava, venivano a raccogliere nei sacchi per portarsela a casa per poter mangiare alle mucche. C'erano delle miserie che oggigiorno pare fino impossibile a me stesso dopo aver vissuto una vita in quelle condizioni. Dopo di quello, io ho sempre fatto boscaiolo e ho lavorato qua più avanti, un posto che si chiama Scala Morove, che è un nome un po' cimbro. E ho lavorato solo qua, fino a che sono andato militare. Dunque, ho lavorato di notte per fare questo carbone si fa un mucchio di legna, va bene così. Dopo bisogna darci fuoco e dopo bisogna costruirla di notte. Ogni due ore bisogna andarci, sì, è un po' difficile adesso spiegare tutto così, ma insomma si può anche vedere. Si stava qua solo di notte e purtroppo da qui si prendeva il carbone e si portava fino a Giassa a spalle. E questa è stata un po' la vita. Mentre Leonello ridiscende con noi la valle, accompagnati dal gorgoglio del torrente Fraselle, si ferma ogni tanto ad indicare l'anfratto che per alcuni mesi era stato l'abitazione della sua famiglia.
una famiglia privata della presenza del padre clandestino in Francia, per cui la mamma coraggiosamente portava la responsabilità dei figli molto giovani da allevare. Quanta emozione nel ricordare l'esperienza condivisa specialmente con lei e il fratello Antonio. Non c'è rabbia, non ci sono imprecazioni o rivendicazioni nel ripercorrere con lucidità quell'esperienza umana che ha segnato la sua adolescenza. Quanta dignità nell'affrontare i disagi di quella situazione. Giazza, con le numerose contrade sparse sui declivi della valle, contava, ci ha detto, un migliaio di persone, la maggioranza in condizioni economiche molto modeste. E possedere anche solo per alcuni mesi qualche animale rappresentava una importante risorsa per la sopravvivenza. Prima di rientrare a Giazza, Nello ci invita a fermarsi qui, davanti a questa casa, in contrada Ravaro, che egli abitò per alcuni anni. Sentiamo le sue parole. Questa casa l'ho comprata quando sono venuto dal Belgio. Con i soldi che ho guadagnato in Belgio ho comprato questa casa, perché io prima ero in casa affitto. E siccome che c'era la possibilità di comprare questa casa, ho comprato questa casa e l'ho abitata un paio di anni. E così. Con la casa c'era un pezzo di prato qua, lì di dietro, per venire così. E allora si tagliava il fieno. E allora, siccome mia moglie, perché dopo quando sono venuto qua mi sono sposato, e allora, siccome mia moglie veniva dalla famiglia dove avevano le mucche, mi ha detto: come, perché non compriamo una mucca, dato che abbiamo anche questo poco di fieno? E così abbiamo comprato la mucca, va bene così. La mucca l'abbiamo tenuta circa un anno, adesso non ricordo esattamente, va bene così. E dopo questa mucca ha fatto anche una vetrina. E dopo qua in paese c'era un certo Fabri, che era il maestro qua del paese, aveva un camion GMC che andava a Carbonello. Legna e carbonella. E lui non poteva andare perché non era il suo lavoro, dicendo. E c'era un brigadiere della forestale che si chiamava Peretti, mi diceva con me: compro tu lupi, che dopo noi possiamo fare diversi lavori qua con la forestale, una storia d'altra. E io ti ho risposto: come faccio a comprare il camion che non sono neanche capace di andare in bicicletta? E così è successo che un bel momento ho venduto la vacca alla Vedele e ho comprato il camion. Un camion che andava a legna? A legna, e che l'ho tenuto per 2-3 anni, 4. E da lì è partita la vita di tutti. Terminiamo questo primo incontro davanti alla casa natale, oggi ristrutturata. Da qui è iniziato il lungo cammino sulle strade di Mezzo Mondo di Lionello Lucchi, Montanaro, Cimbro, uomo. Un vero uomo che ha ancora tante cose da raccontare. Insomma, qua in qualche casa ero io, mia mamma e i miei tre fratelli. Eravamo 4-6 persone. Avevo così. E io l'ho abitata fino a 14 anni, perché ero costretto, dopo ci hanno costretto a dover lasciarla per il fatto che questa casa era di proprietà di tre fratelli, e uno dei fratelli l'aveva bisogno lui, perché io era già noi eravamo tanti anni che eravamo qua, e così noi abbiamo avuto a trovarsi casa in affitto. La foresta di Giazza avvolge quasi completamente il paese. È una risorsa importante ora, ma lo era soprattutto allora, perché il legno era praticamente l'unico combustibile utilizzato nelle case. Leonello è un ragazzo intraprendente e forte. A 13 anni muore il papà ed egli diventa capo famiglia. Si guarda attorno e impara il duro lavoro del taglialegno.
L'Italia, nell'immediato dopoguerra, aveva grande bisogno di carbone, che allora rappresentava la più importante fonte di energia. E furono molti gli italiani che si recarono nelle miniere del Belgio, spinti dalla necessità di guadagnarsi da vivere. Anche Leonello nel 1945 scelse di emigrare e di svolgere il duro lavoro in miniera. È stata un'esperienza forte e traumatizzante che ascoltiamo dalla sua voce. Poter fare qualche cosa, perché allora in quei tempi era da veramente da soffrire in tutte le maniere. Va bene così. Dopo da allora ho cominciato a lavorare in Belgio, ho lavorato circa 10 mesi in un lavoro che se fosse adesso non ci sarebbe nessuno, va bene così, perché ci mancava tutta l'assistenza delle armature dove si lavorava in queste miniere. La profondità circa di 700-800 metri, e lì mi è successo tanto, perché sulla mia miniera eravamo in 2000 che lavoravamo, si chiamava la Sant'Andrea, a Salaroa, e in 3 turni lavoravano 2000 persone. In quelle 2000 persone noi si faceva il turno di quello da scavare il carbone, perché si lavorava a cottimo, perché purtroppo noi siamo andati io sono andato in Belgio con quella per poter guadagnare, e in quella maniera si poteva guadagnare qualche cosa di più. Purtroppo c'era un pericolo enorme, perché tutti i giorni succedeva incidenti. E così, io dopo 10 mesi circa, è successo un incidente anche dove ero io. E venuto giù il plafone sopra, va bene così. Quello che era vicino a me è rimasto morto, un altro che era poco lontano da me, per poter salvarsi, ha dovuto tagliarsi una gamba con l'aceta, che se noi in quei tempi si aveva un'aceta e serviva per lavorare, per fare le armature e via dicendo. E lui, vedendo che cala giù tutto, è riesco a tagliarsi una gamba per poter salvarsi, che noi si aveva una specie così chiamato un batch, è andato sopra quello, e con quello è partito dove era e si è salvato, in poche parole. Allora io, vedendo questa faccenda, quella volta ho pianto, ma tanto, anche perché ero giovane, avevo neanche 23 anni. Ho detto, io quando ero partito con l'intenzione di non tornare più a Giassa, perché purtroppo con le miserie che c'era, però venendo così, eccetera, ho detto, se ci riesco al fuori questa volta non vengo più giù. E così ho fatto. Assieme con me c'era anche gli altri nella nostra zona, qua delle Lessinie, c'era dei compagni di velo, di Rovare, e così abbiamo deciso assieme. Allora, per venire a casa, la frase era questa, perché noi si aveva un contratto di 12 mesi, di un anno, e poi era rinnovabile eventualmente. Però per partire prima, io avevo fatto circa 10 mesi, per partire prima si doveva, c'era un sistema che si doveva partire e andare a Bruxelles, alla capitale. Allora abbiamo preso il pullman e siamo andati a Bruxelles, come hanno fatto tanti altri, e lì c'era una specie di un campo di concentramento. Quando c'erano le persone sufficienti, va bene così, per fare un treno, li mandavano in Italia. Però quel periodo lì che io volevo venire in Italia era un periodo che volevano venire tutti in Italia. Allora il governo non sapeva più, il console italiano, come fermare questa gente. E noi siamo andati lì, abbiamo aspettato 8-10 giorni e nessuno si presentava. Un bel momento, una mattina è venuto una fila di camion militari, ci hanno caricato e noi si pensava che ci portassero alla stazione per prendere il treno per venire in Italia. Purtroppo, invece di portare alla stazione, cosa hanno fatto? Sul mio camion eravamo circa 35 persone e ci hanno portato tutti sui nostri luoghi di lavoro, perché non si lavorava tutti in una zona che è l'altra zona, e ci fanno fare il giro e ci hanno chiesto personalmente i nostri capi, i nostri ingegneri, perché noi vogliamo venire in Italia. Così, dopo aver fatto tutto questo giro, in 35 uno solo
ha detto insomma, di rimanere ancora a lavorare. E noi altri qua siamo ridotti a Salarua, e lì un bel momento cosa hanno fatto? Ci hanno messo in prigione. Ma una prigione, io non conoscevo le prigioni, ma lì era una prigione proprio che peggio di così, dicevo che queste di Salarua sono delle prigioni molto brutte, insomma. Poche parole, ci hanno messo in una stanza, lì ci hanno fatto i segni particolari, ci hanno preso le valigie, ci hanno preso i lati delle scarpe, la cinghia di pantaloni, proprio come degli inventi, in poche parole. E ci hanno messo in una stanza, che era fatta a V, e purtroppo ci hanno messo in 7. E fra i 7 c'era il posto per 3-4, si poteva stare anche distesi a dormire, e gli altri dovevano stare seduti in fianco. Lì c'era un secchio da una parte che serviva per letrina e via dicendo. Da mangiare se ne portava un paio di volte al giorno, ci davano delle verdure cotte la maggior parte, ma in questo recipiente che ci davano a mangiare, una specie di gamela fatta di alluminio, va bene così, eccetera, c'era un dito di sabbia in fondo. E lì ci hanno fatto fare 5-6 giorni. Per fortuna, dopo 4-5 giorni, il console italiano ci ha fatto avere una scatolita di carne. E, insomma, qualcosa ci ha fatto, perché si tenevano lì ancora un poco, ci facevano morire sul serio, perché ci trattavano, io non lo so, ma peggio di così, non potevano trattarci. Quel giorno ci volavano fuori forse qualche quarto d'ora, 20 minuti, sempre in un seraglio che per vedere il cielo si doveva alzare la testa alta, va bene così. E così via. E dopo di questo, finalmente, va bene così, ci hanno decisi da mandarci in Italia. Tutto questo è stato fatto non perché avevano delle cattiverie contro di noi, ma è stato fatto per il fatto da frenare, va bene così, tutti questi italiani che volevano tutti lasciare il lavoro, perché loro il suo interesse era quello, perché in base al contratto che c'era tra l'Italia e il Belgio, in base agli operai che c'erano in Belgio, il Belgio ti dava tanto carbone, che allora in Italia purtroppo mancava tutto, e così via. Io sono venuto a casa, ero in condizioni che io ero uno abituato a camminare delle ore nei boschi, tagliare la legna e via dicendo, e non ero appena capace di camminare qualche 10 minuti, e dopo dovevo sedermi perché i polmoni erano coperti di carbone, va bene così. Però ho avuto la fortuna, piano piano, di risolvere anche questo problema con l'aria buona che c'era. E allora si mangiava la polenta, ma se ne mangiava anche parecchia in quel tempo, perché allora cominciava un pochettino ad andare un po' meglio. E così via, insomma, e dopo ho cominciato altri lavori e a fare la mia vita, insomma. E così ho cominciato altri lavori e a fare la mia vita, dice Leonello al termine del racconto dell'esperienza in miniera. E fu veramente così. L'aria di Giasse gli aveva ridato vigore. Riprese a salire i boschi per tagliare legna, fare carbone, estrarre marmo sul Monte Plisce. Presiede una cooperativa di lavoro che gestisce il taglio della legna, fino a quando nel 1950 coglie l'opportunità di lavorare per una ditta di marmi agrezzana. Si trasferisce nelle vicinanze prendendo in affitto una casa dove vive con la moglie Maria Giuseppina. È intelligente e intraprendente Nello. Si specializza in costruzioni di teleferiche per il trasporto a valle delle pietre. Viaggia molto con ogni mezzo e inizia così l'attività di produzione e lavorazione dei granulati di pietra e quarzo, dando vita alla Lucchi S.P.A. che si impone a livello nazionale. È una bella realtà oggi questa azienda, alla quale egli non fa mancare la sua presenza ogni mattina. Una presenza discreta e preziosa, che corona una vita intensamente vissuta
iniziata sui monti di Giazza, pascolando pecore sui dirupi della Val Fraselle con la mamma e il fratello Antonio. Complimenti Nello, montanaro, cimbro, ma soprattutto uomo, uomo vero. Leonello Nucchi è probabilmente l'unico testimone vivente degli avvenimenti che hanno coinvolto la popolazione di Giazza negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Ha partecipato direttamente ai fatti che hanno causato la cattura e morte di Don Domenico Mercante. È un capitolo tragico della sua vita, che egli non può dimenticare e che, se vorrà, ci piacerebbe ascoltare dalla sua voce.